Assessore allo sviluppo economico, con tutte le deleghe conseguenti, l'avvocato Loredana Capone. Assessore alle infrastrutture, mobilità e lavori pubblici, l'onorevole Antonio De Caro. L'assessore alle politiche della salute e alla solidarietà sociale, la dottoressa Elena Gentile. L'assessore al bilancio, con tutte le deleghe collegate, il dottor Leonardo Di Gioia. Assessore alle politiche giovanili, allo sport, alla protezione civile, alla trasparenza e alla legalità, professor Guglielmo Minervini. Assessore al lavoro, dottor Leo Caroli. Assessore alla cultura, al turismo, al Mediterraneo, la professoressa Godelli. Assessore all'ambiente, il dottor Lorenzo Nicastro. Assessore al diritto allo studio e alla formazione, la professoressa Alba Sasso. Assessore alle risorse agroalimentari, con tutte le deleghe conseguenti, il dottor Fabrizio Nardoni. Poi avremo modo di articolare meglio, diciamo, la spiegazione per quanto attiene alla materia delle deleghe. Io ho interloquito con diversi consiglieri regionali, ho potuto apprezzare in questi anni, nei banchi dell'opposizione, la testimonianza di uno dei consiglieri più giovani, più preparati e più brillanti. Parlo proprio del foggiano Leonardo Di Gioia. Ho molto apprezzato il suo distacco, il suo allontanarsi progressivo dallo stile, dalla cultura politica, dai programmi del centrodestra. Lui, come altri suoi colleghi che furono nel centrodestra, sono oggi in una collocazione differente, molto di dialogo con questa amministrazione regionale. Io auspico che questo, diciamo, sia veramente un gabinetto da combattimento, lo dico così, perché abbiamo un nemico che ci sta assediando. E questo nemico è la povertà, è la paura, la perdita del lavoro. E allora spero che nel Consiglio regionale, da parte di tutte le componenti, prevalga il senso di responsabilità e ovviamente avremo un atteggiamento di interlocuzione positiva e di spirito di grande collaborazione con tutte le forze politiche. Il mio auspicio è che la base consiliare dell'attuale governo regionale possa allargarsi, anche perché uno degli elementi più negativi di questi 3 anni della mia seconda amministrazione è stato legato, diciamo, proprio a un fatto che è quantitativo ma che poi diventa qualitativo: godere di una maggioranza per le pessime virtù della legge elettorale, no? Non aver potuto godere del premio di maggioranza, il caso pugliese è veramente incredibile, mi ha visto in una condizione di affanno. L'azione di governo è stata in qualche maniera affaticata dai margini risicati della nostra maggioranza. Parte una nuova fase, penso di poter dire a tutti coloro che sono stati impegnati in giunta grazie, e speriamo di poter godere del loro suggerimento, del loro arricchimento anche ora da collocazioni diverse. Parte una nuova fase, sarà un corpo a corpo tra la politica e la povertà. Questo è il tema, diciamo, degli ultimi 2 anni di governo che ci resta.
dimenticato qualcosa. Posso